Buongiorno bella gente, benvenuti al mio canale, io sono Amal e oggi voglio cambiare questa roba. Ieri sono andata a una cascata e mi sono seccati tanto i capelli e voglio passare da questo stato a questo stato e quindi andiamo con una forte idratazione ai capelli. Cominciamo con la nostra maschera magica. Ci ho messo due cubetti di gel di semi di lino che io li preparo una volta al mese, poi li congelo. Comunque congelo anche il latte di cocco che mi avanza perché lo uso sia per il corpo che per i capelli che per il viso perché è super 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 idratante. Allora ci metto un bel po' di latte di cocco perché i miei capelli chiedono pietà. E aggiungo questo mix di oli e chiodi di garofano che ho preparato la settimana scorsa. Vi lascio il link qua sopra. Frullo tutto e la nostra maschera è pronta. Prima di applicarla, vado a sciacquare i capelli, non li lavo, li sciacquo solo perché con i capelli umidi c'è più probabilità che assorbano tutti gli ingredienti o tutta la idratazione che voglio dargli. Li bagno solo un pochino. E poi vado ad applicare la maschera cercando di metterla o a farla aggiungere tutte le parti dei capelli. Scusate la voce, ma purtroppo mal di gola non mi passa e quindi me la devo tenere. Vado ad applicare, come ho detto, la maschera dappertutto. Comunque il latte di cocco è un fortissimo idratante sia per i capelli che per il viso che per il corpo. Le persone che hanno il corpo molto secco o la pelle molto secca e soprattutto adesso col sole, il caldo, il mare, la sabbia, il sale, quindi purtroppo si secca tantissimo la pelle e se vogliamo darle un tocco di idratazione pura e quando facciamo la doccia prima di uscire piuttosto di usare gli oli, si usa il latte di cocco e poi comunque non ha un cattivo odore. Io adoro il latte di cocco e vi lascia la pelle veramente, veramente molto, molto idratata. Adesso niente, ho applicato la maschera, la faccio riposare il tempo che voglio. L'ho lasciata riposare sapendo che ero a casa quasi 2 ore. Nel frattempo che ho fatto la pulizia a casa. E ho fatto un po' di cosette a casa, quindi niente, adesso andiamo a lavarli. Dopo che li ho lavati, vado ad applicare il mio siero magico, ma questa volta piuttosto di applicarlo su tutte le ciocche, divido i capelli e li applico in questo modo e li pettino perché dopo voglio applicare mettere il Crazy Color. Il Crazy Color che è già comunque una crema idratante, per non riempire i capelli con troppa idratazione. Come vedete, i miei capelli sono abbastanza lunghi, però vedendoli ricci sembrano molto corti, ma la realtà sono molto lunghi. Vado ad applicare il Crazy Color. Come vedete, in frattempo che applicavo il Crazy Color, rullavo i capelli perché volevo che assorbano sia il siero magico sia il colore. E andiamo col pettine che io l'ho distrutto perché è veramente da buttare, ma io li butto quando proprio non rimane neanche un dente. Adesso vado a rullarli davanti anche. Belle gente, non dimenticate di lasciarmi un like se vi piace il video, ovviamente, iscrivervi al canale attivando la campanellina così vi arriva sempre tutta la novità. Vado a fare effetto crunch a tutti i rullini che ho fatto, o strizzarli, ma non troppo, solo per dargli la forma o affermare il riccio. Io uso da bel po' questa tecnica perché mi permette di aiutare i miei capelli a penetrare o a assorbire tutti gli ingredienti o tutta l'idratazione che gli sto dando. Adesso vado a separarli con questo pettine con denti larghi che
volendo questo passaggio non è importantissimo, volendo si possono tranquillamente pettinare i capelli col pettine per dargli il riccio è più che sufficiente. Però a me piace fare questo passaggio. L'immancabile rock and roll perché così separo le ciocche per bene e comunque vado a fare la riga. Adesso da un po' che faccio la riga da questo lato, quindi l'ho fatta, ma non voglio sfrizzare o rovinare il riccio davanti, quindi vado a passarli col pettine in questo modo qua che comunque mi dà un riccio stupendo. Come sapete, io lo passo sempre e la ciocca la faccio passare al bordo, come quando si fanno i fiocchi per i regali. E voilà, basta, controllo che se non ho altre ciocche rovinate e comunque li lascio asciugare al naturale, sapendo che adesso già sera li asciugo ma non li separo dopo perché non vorrei mai. E dopo che vado a dormire mi si rovina la forma dei ricci. Come vedete, sono già belli così. E ovviamente facendo il crazy color fuori dalla doccia, vedete il casino, il bordello, mi tocca a pulire tutto. Meno male che c'è la candeggina perché sennò è un casino. Sapendo che lo lavate ieri sera, lo fate asciugare al naturale, ho messo la cuffia per non rovinare il riccio e non li ho separati perché così volevo separarli già che sono belli. Guardate come sono belli. Comunque il latte di cocco, come vi ho detto prima, va benissimo sia per i capelli secchi, danneggiati, ma soprattutto anche per il viso super idratante e per il corpo, per le persone che adesso comunque col sole, il caldo, il mare, abbiamo la pelle molto molto secca e quindi dopo la doccia, prima di uscire, applicare il latte di cocco aiuta tanto. Comunque come vedete i ricci sono molto belli, però andiamo a separarli perché io voglio un po' di volume, un po' di ordine. Bella gente, se vi piacciono i miei video, se vi piace soprattutto questo video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Ciao a tutti e il risultato favoloso. Ci vediamo mercoledì, alla prossima e buona domenica a tutti. Ciao!